buonasera a tutti, voi che siete qua, buonasera a chi ci segue da casa, benvenuti a questo appuntamento mensile con le pillole di borsa organizzate da Directa. Questa sera tratteremo un tema senz'altro di attualità, visto che abbiamo anche alcuni esempi tangibili di quello che poi andrò a dirvi proprio nella borsa delle ultime 2-3 settimane. Detto questo, guardiamo prima di cominciare con la borsa agli appuntamenti prossimi futuri. Diciamo che nel mese di agosto non ci sarà la pillola di borsa, la pillola di borsa tornerà a settembre e esattamente il giorno 24 di settembre, martedì, sempre qua a Torino, sempre nella sala corsi di Directa, sempre con inizio alle 18.30 per la parte, diciamo, della vera e propria pillola, alle 18 per chi vuole, come voi conoscete bene, la possibilità, venire qua a trovarci negli uffici e fare un aperitivo insieme a noi. L'argomento della prossima pillola, possiamo vederlo, saranno i dati macroeconomici come market mover, quindi parleremo di quelli che sono i principali dati macroeconomici, dell'impatto che tipicamente hanno sui mercati, come far a trovarli, dove sono schedulati, insomma in qualche modo un po' di spiegazione di come affrontare questi market mover che spesso cambiano le sorti della giornata di borsa quando vengono rilasciati. Torniamo invece al tema della, diciamo, giornata di oggi, andiamo a riprenderlo nel dettaglio. La crisi della liquidità e gli aumenti di capitale, che in realtà non sono due argomenti, sono un unico argomento, perché gli aumenti di capitale sono in parte una conseguenza della crisi di liquidità, evidentemente. Quindi cerchiamo di costruire questo ragionamento, di farlo insieme, perché ci consentirà di capire meglio determinate dinamiche. Intanto chiedo a Stefano se ci cerca una notizia. Credo che Fiat, non so se ieri o oggi, abbia comunicato di avere, prova a guardare notizie su Fiat relative a dell'emissione di obbligazioni, di bonds, ok? Sì, la notizia l'ho sentita oggi, non so se era di oggi o di ieri, comunque, solo perché così stiamo a vedere, forse Fiat bond o Fiat emissioni. No. Cercare una notizia come Fiat e bond o Fiat obbligazione o emissione obbligazionaria, diciamo. Eccolo qua, il nuovo bond Fiat, prima indiscrezione. Ok, allora, vorrei dirvi questo. Abitualmente sui mercati finanziari accade che le società, tutte le imprese, non solo quelle quotate in borsa, periodicamente possono necessitare di un'iniezione di liquidità. Notoriamente ci sono i momenti buoni, quelli in cui i capitali di industria e gli azionisti beneficiano di dividendi importanti, perché la società fa utili importanti. Ci sono momenti meno, tra virgolette, interessanti, ma altrettanto importanti per la vita delle imprese, nelle quali invece può essere l'impresa stessa che necessita di ulteriori fondi. Generalmente questi alti e bassi vanno abbastanza d'accordo con quelli che sono gli alti e bassi dei cicli economici. E va da sé che se un ciclo economico vive una fase di basso molto prolungata, come è senz'altro quella che noi abbiamo visto negli ultimi anni in Europa, in Italia, in Europa e nel mondo, tanto più questi momenti di difficoltà sono lunghi, tanto più le imprese poi possono avere delle difficoltà. Ovviamente ci sono modi diversi per andare in difficoltà, ovviamente ci sono imprese con solidità maggiore di altre imprese, ma ce ne sono tante che hanno avuto bisogno nell'arco degli ultimi 3-4 anni di chiedere, in alcuni casi anche più di una volta, degli importanti ulteriori sforzi ai loro azionisti, dove per importanti ulteriori sforzi si intende
iniezione di ulteriore liquidità, quindi per un azionista l'ulteriore sborso di denaro da mettere lì nel suo investimento. Perché negli ultimi 4 anni, diciamo più o meno, perché negli ultimi 4 anni c'è stata una recrudescenza così feroce in borsa dell'aumento di capitale? Tanto è vero che l'aumento di capitale, se proprio vogliamo dirla, è stato il vero protagonista di questi ultimi anni di borsa. Esattamente così come la borsa tra il 2006 e il 2007, ma anche e soprattutto tra il 99, il 2000 e il 2001, si distingueva per il grande numero di società che si listavano sui mercati. Tra il 2008, 2009 e il 2013 si è fatta conoscere soprattutto per il grande numero di società che hanno fatto aumenti di capitale. Alcune banche ne hanno fatti sotto forme diverse 3 in 4 o 5 anni, l'Unicredito per esempio, no? Uno in carta e gli altri chiedendo letteralmente denaro ai propri azionisti, sono tanti. Proviamo ad immaginarci ciò che accade. Prima di tutto, per capire bene perché ciò accade, dobbiamo per l'ennesima volta fare una breve analisi per capire perché il sistema non riesce a trovare soldi da altre parti. Quindi parlare della crisi della liquidità. Cosa vuol dire la crisi della liquidità? La crisi della liquidità vuol dire che in un contesto dove ognuno, e qui dovete pensare ognuno di voi proprio a se stesso, al suo ambito familiare, al proprio contesto, ognuno di noi, un po' perché c'era un bisogno, un po' perché alla fine si finisce per pensare tutti allo stesso modo, perché siamo martellati da informazioni che ci spingono tutti a fare le cose nella stessa direzione. Tutti noi abbiamo tirato un po' i remi in barca negli ultimi anni, sul fronte delle spese. Probabilmente qualche anno fa 50 euro li avremmo spesi così, oggi 50 euro magari siamo più attenti, magari quando li devi cambiare, prima di spenderli. E molte persone hanno ritenuto, magari in qualche caso più sicuro, depositare assolutamente lecitamente del denaro all'estero. Magari qualcuno si è sentito più sicuro se anziché averli sul conto corrente della banca li metteva dentro una cassetta di sicurezza. Qualcuno qualche denaro spicciolo se l'è portato a casa e se l'è tenuto lì. Insomma, tutti noi abbiamo fatto una politica per cui il denaro che possediamo gira meno. Abbiamo, a livello di intenzioni, una maggior propensione ad accumularlo, ma difficilmente ci riesce di farlo, ok? E una minor propensione a spenderlo. Spese che fino a 6-7 anni fa ci sembravano alla portata, oggi sono spese che ponderiamo invece con molto più senso di responsabilità. Pensate con che frequenza si cambiavano le auto sino a qualche anno fa, pensate con che frequenza si cambiano le auto oggi e potete facilmente spiegarvi perché il mercato dell'auto da più di un anno a questa parte scende quasi sistematicamente a doppia cifra, ok? Nelle vendite. E le vendite sono sempre meno. E più le auto costano e meno si vendono in questo momento, ok? Il negozio dei soldi è la banca. La banca è un negozio che vende soldi, ok? E lo vende di fronte a un pagamento di un costo, che sono gli interessi, d'accordo? È un po' come uno strano negozio che ritira quelli usati e dà quelli nuovi, ok? Perché non fa solo l'attività di vendere i soldi, ritira, raccoglie, accoglie anche il denaro circolante che ognuno di noi va a depositare. La prima logica è quella che la banca si rifornisce di denaro da coloro che vanno a effettuare i depositi e successivamente vende quel denaro in cambio di un interesse a coloro che ne hanno bisogno. Una delle attività principali dell'essere banca dovrebbe essere del tipo: tutti voi mi avete dato dei soldi in deposito per i quali vi pago qualcosa di interesse indietro, dopodiché li presto a Stefano, così lui si compra la casa, così lui fa quello che deve fare
e gli chiedo un interesse che ovviamente deve essere più alto di quello che pago a voi. Questo è il mio uno dei business più importanti della banca, storicamente, certo. Ora, sono accadute tre cose, in particolare in Italia. Uno, i vostri risparmi in generale sono andati calando, per svariati motivi, perché la propensione al risparmio delle famiglie si è fatta sempre più alta nelle intenzioni, ma sempre più bassa nell'effetto, cioè i risparmi si sono erosi tantissimo. Pensate per esempio, che ne so, a quelle famiglie che non riescono più ad arrivare alla fine del mese, dove magari la generazione precedente, che tipicamente ha qualche soldo in più, fa il welfare della generazione successiva, tipo il papà che aiuta il figlio a pagare il mutuo, no? Quelli sono risparmi che escono dalla sua banca e vanno, ok, e di questo tipo di situazioni ne possiamo conoscere parecchie, ma pensate anche a chi può avere perso il posto di lavoro e se aveva dei risparmi in banca per un po' di tempo vivrà anche consumando i risparmi che ha accumulato in parte, ok? E comunque, dati Istat alla mano, i risparmi vanno erodendosi pian piano. Diminuisce anche la propensione, se uno ha risparmi, a lasciarli volentieri lì, così, no? Meglio tenerli sotto il cuscino, meglio cambiarli e depositarli presso una banca svizzera, meglio. Noi pensiamo a tutto questo come delle attività piccole, ma quando per anni si pensa questo in grande stile, i soldi che escono sono tanti, no? Basta guardare cosa succede sul cambio euro-franco-svizzero negli ultimi anni per capire che c'è stata un'enorme richiesta di acquisto di franco-svizzero, non solo da parte degli italiani, ovviamente. E le banche hanno sempre meno soldi da prestare. Si crea quindi una grande crisi di liquidità, si chiama credit crunch, alimentata da questo e da altri fattori importanti, ivi compreso che nei bilanci delle banche vengono ascritte alcune perdite, perdite fatte da attività sui derivati, perdite fatte perché si è acquistata la cartolarizzazione di cose che poi vengono a valere zero, perdite perché qualcuno ha comprato i bond della Grecia che sono spariti, insomma tutta una serie di fattori che comportano delle perdite. Se ci pensate bene, il sistema bancario è il primo che dovrebbe essere in grado di garantire la crescita dell'economia con l'erogazione della liquidità quando questa è necessaria. E in un ciclo economico che si rispetti è evidente che l'esigenza di liquidità da parte delle imprese è più facile che ci sia quando le cose vanno così così, ok? Ed è anche evidente che se la situazione è prolungata come quella che abbiamo vissuto recentemente, le banche vanno in grande difficoltà. Ma qualcuno potrebbe obiettare, ma porca miseria, le banche non è vero che erano senza liquidità, hanno preso grandi quantitativi di liquidità, parliamo delle banche italiane, dalla BCE, quel famoso LTRO, Long Term Refinancing Operation. Sì, ma voglio dire, è vero che hanno preso quella liquidità, ma non si possono... Se fosse, anziché un negozio che vende soldi, fosse un negozio che vende frutta e verdura, non puoi sostituire le pesche con le albicocche. Si tratta sempre di frutta, ma è frutta diversa. E ora vi spiego bene questa cosa. La BCE, in cambio della consegna di collaterale, cioè di titoli, di quant'altro, ha finanziato con liquidità alcune banche in tutta, diciamo, l'Unione Europea, in particolare ne ha prestato molto alle banche italiane. Attenzione però, quel denaro è stato prestato e prima cosa deve essere restituito, tipicamente a 3 anni, ok? E proprio questo lo fa un prodotto differente. Se io ti presto del denaro e tu entro 3 anni me lo devi restituire, non puoi prestarlo a lui che deve fare il mutuo a 20 anni. Perché lui te lo restituirà in 20 anni, ma tu da 3 anni lo devi restituire, ok? Questo è già di per sé intuitivo. Poi bisogna anche riflettere sul fatto che proprio l'opinione pubblica, che siamo tutti noi, in parte un po' incavolata anche per tutto quello che era successo, ha preteso che le regole
alle quali le banche dovevano soggiacere per evitare che potessero fare di nuovo dei pasticci come quelle che avevano fatto un po', non dico tanto quelle italiane, ma alcune banche nel mondo, il cui apice è stato il fallimento della Lehman Brothers, si è preteso che ci fosse una certa severità, come dire, tu che sei una banca non puoi giocare col denaro che magari non è nemmeno del tutto tuo perché è dei correntisti anche in parte, devi stare attenta, devi obbedire a delle regole, e se noi facciamo delle regole molto stringenti, allora la banca potrà essere meno libera di agire e magari fare meno danni. Le regole che in Europa sono alla base dell'attività delle banche sono note come accordi di Basilea, sono giunte al capitolo 3 e gli accordi di Basilea 3, anche perché sono nati in un contesto dove c'era una certa recidività, no? È come quando mettono la Tobin Tax per soddisfare l'elettorato che vorrebbe fargliela un po' pagare alla finanza, ecco. Fare Basilea 3 molto stringente è stato anche un po' populista per certi versi, no? Allora, però Basilea 3 molto stringente ha poi degli effetti nel quotidiano, perché? Perché se tu dai alle banche da rispettare dei parametri molto stringenti, poi le banche devono stare molto attente a, soprattutto nel fare quelle attività rischiose, come prestare denaro, perché a chi lo presti potrebbe capitare di non restituirtelo, no? E questo ti fa correre un grosso rischio. Quindi, tutta una serie di elementi, la minor propensione al risparmio dei cittadini, il fatto che anzi molta liquidità viene tolta dalle banche italiane per essere spedita altrove, le regole più stringenti di Basilea 3, sono tutti fenomeni che erodono la capacità degli istituti di credito di fare il loro mestiere principale, cioè di erogare credito ai privati e alle imprese, soprattutto alle imprese produttive, ok? Questa è una grossa difficoltà, e quando c'è una difficoltà così grande, poi le conseguenze sono addirittura sotto gli occhi di tutti, tangibili con mano. Che cosa accade dopo? Accade che praticamente c'è una recrudescenza sul sistema Italia, sul sistema paese, e oltre a tutto quello che già esisteva, succede anche che i titoli di Stato del sistema paese Italia, cioè i nostri BTP, scendono di valore perché si pesa con un rischio più alto la possibilità che l'Italia possa avere dei problemi, possa fare un default, non che si pensi che l'Italia faccia default, ma si valuta questo come un certo rischio, ok? C'è stato un periodo abbastanza significativo in cui il valore dei BTP doveva essere più o meno il valore 100, cioè il nominale, meno il costo dell'assicurazione per essere certi che alla scadenza io potessi avere 100 anche se quello stato lì non era solvibile. Quindi se assicurarsi contro il rischio Paese Italia costa 30, allora il valore del BTP italiano deve essere 70, 70 più 30 fa 100. Io compro il titolo di Stato, pago l'assicurazione, alla scadenza riavrò il nominale 100 o da chi mi ha assicurato o dallo Stato italiano, nel frattempo incasserò gli interessi, no? Allora, tanto più costa assicurarsi contro il rischio di un sistema paese, tanto meno devono costare sul mercato i suoi titoli di Stato. Questo è un po' il concetto, ok? In un contesto del genere, le banche italiane, che detengono strutturalmente una gran parte del nostro debito pubblico, ovviamente sono penalizzate. Perché? Perché se è vero che nel tempo si è anche un po' derogato dal mark to market col concetto del fair value, cioè non è che per misurare per forza il valore della banca bisogna per forza applicare il mark to market, che significa ti valorizzo al prezzo di mercato di ciò che possiedi, quindi se tu possiedi BTP e il valore dei BTP scendi, tu vali meno. È vero che a livello di bilancio non è più stato obbligatorio, da quando? Da quando il caso Lehman, se fosse stato obbligatorio fare il mark to market, avrebbe fatto fallire molte banche, anche europee, grandi, magari non italiane, ma alcune grandi banche francesi e tedesche probabilmente sarebbero fallite. È vero che si deroga dal mark to market, ma questo non lo fa chi ti deve valutare per acquisirti. Allora, un grande fondo, una grande gestione che deve comprare tue azioni, se il prezzo di quello che tu hai in pancia decade vertiginosamente, anche il tuo prezzo pensa che debba decadere. E quindi rispetto a questo rischio, o vende, oppure si assicura, e chi gli
gli dà la garanzia, a sua volta venderà quel titolo e questo ha causato quell'avvitamento dei titoli bancari su se stessi a cui abbiamo assistito sino almeno a un anno fa, per un anno e passa su tutti i mercati. E più i titoli sono esposti sul titolo italiano, e più i titoli sono esposti soprattutto alla curva lunga, perché è chiaro che la volatilità di un BTP è tanto più ampia quanto è più lontana la scadenza e quindi il rischio, ok? Qual è il titolo bancario italiano in proporzione più esposto ai BTP? Senz'altro la Banca Montepaschi, che non solo è esposta per un peso specifico considerevole rispetto alla sua patrimonializzazione, ma lo è anche più degli altri rispetto alla curva lunga della scadenza, quindi mentre altre banche, non so, sono esposte mediamente a 20 anni, Montepaschi lo è per 25, 30, lo è di più, lo è esposta sulla curva lunga, si dice, ok? Ora, in questo caso, succede che una banca come la Banca Montepaschi, che poi ha avuto anche dei motivi extra, e questi lasciamoli perdere, quando ci sono queste condizioni di mercato ha un prezzo che si avvita su se stesso e va giù. La patrimonializzazione della banca, che è fatta da tutte queste cose, viene meno. Questo è penalizzante, per esempio, rispetto ai parametri di Basilea 3, no? I parametri di Basilea 3 sono: com'è il tuo status di banca? Vali così, patrimonializzazione è questa, e la tua capitalizzazione è quest'altro, tutta una serie di elementi, e poi alla fine si dice, ok, allora tu hai la patente per erogare credito, oppure non ce l'hai, oppure sei borderline, ce l'hai però sei subiudice, forse devi migliorare da qualche punto di vista, quello della liquidità, quello della solidità, quello dei crediti, no? Una delle cose che le banche italiane hanno sofferto molto in questi ultimi anni è stata quella grande quantità di cosiddetti crediti inesigibili, cioè io ho prestato i soldi a lui, non me ne voglia, che poi non è stato più capace di restituirmeli. Quello lì è un credito inesigibile, è una perdita quasi certa, quasi assicurata, ok? E le banche italiane da questo punto di vista strutturalmente sono un po' più deboli, no? Perché faticano a trovare le coperture adeguate. In tutto questo contesto le banche, che sono una delle colonne portanti dell'economia di un paese, le banche italiane, tutte, qualcuna più, qualcuna meno, sono andate in grossissima difficoltà. Nel fare quali cose? Nel fare quelle cose che normalmente le banche fanno, quindi per esempio erogare crediti alle imprese, quindi per esempio erogare mutuo a chi vuole comprare casa. Chi di voi avesse una piccola impresa o anche la titolarità di una grande impresa, si sarà senz'altro accorto che le condizioni bancarie in generale si sono un po' inasprite. Se qualcuno ha una linea di credito, un fido presso la banca, si sarà accorto che il costo di quel fido nel corso di questi ultimi anni è aumentato. Si sarà accorto che la possibilità di andare oltre, cioè magari di avere ulteriore credito, è venuta molto meno. Si sarà accorta che mentre fino a qualche anno fa, se cercavi di comprare casa, le banche, tra virgolette, ti venivano incontro in ogni modo, si può dire così, no? Così ci capiamo bene su tutto quello che si poteva fare. Oggi sono poco contente se vai a chiedergli di fare un mutuo. E questo essere poco contente te lo trasmettono immediatamente quando vai a vedere quanto spread ti applicano attualmente sui tassi di interesse per erogartelo. Vorrei ricordare a tutti voi che fino al 2010, quindi fino a 3 anni fa, si poteva trovare, se si faceva una ricerca accurata, anche la banca che ti applicava l'Euribor più 0,80 di spread, 0,90, un punto di spread era una cosa frequente. Oggi stiamo ragionando che quelle che ti danno il miglior spread magari ti danno il 2,80, il 3%. Difficile trovare meno spread che ti fa la banca, sto parlando, aggiunto all'interesse del tasso di riferimento sul mutuo. Quindi questo si capisce che non sono proprio le più felici del mondo di queste. Se andate a vedere poi, quando andate a fare la richiesta, come funzionano le perizie, scoprirete che mentre una volta le perizie magari erano fatte da un perito locale in maniera, non voglio dire allegra, ma leggermente abbondante, in modo da soddisfare tutte le parti in causa, no? Oggi le perizie sono fatte, magari
ogni grande gruppo ha il suo studio che fa le perizie con studi convenzionati dappertutto in Italia per quel gruppo bancario, e le perizie oggi, lo si può dire, sono fatte, non vorrei dire al massimo ribasso, ma quasi. Cioè tipicamente molte volte la perizia stima l'alloggio meno anche di quanto lo paghi. Può capitare, davvero. In questo contesto diventa sempre più difficile ottenere i mutui, diventa sempre più difficile ottenere mutui che coprano in abbondanza la spesa per acquistare la casa, e sotto gli occhi di tutti sono le statistiche del crollo delle erogazioni di mutui e conseguentemente, no, anche delle compravendite immobiliari, soprattutto sulle prime case, di cui periodicamente abbiamo notizia, ogni volta che vengono divulgati trimestralmente c'è un crollo quasi annunciato, probabilmente sarà così anche la prossima volta. Perché, mi viene da dire, da tutto questo contesto dovrebbero essere esenti le società quotate in borsa? Sarebbe bello porsi questa domanda, in realtà non c'è un motivo per cui devono essere esentate, e non lo sono. Cosa succede a voi se avete un'attività personale, se avete una piccola impresa, magari con 3 dipendenti, o se siete delle persone che lavorano, che hanno un'attività e che hanno un affidamento in banca? Che se avete bisogno di ulteriore liquidità, perché il vostro volume di affari cala, perché bisogna rinnovare altrimenti non si riesce a stare al passo e si perde il treno, per tutta una serie di motivi, se uno è oggi un piccolo imprenditore, ci sono 2 strade. Se arriva al punto estremo, o si autofinanzia lui, cioè io ho una società, porto liquidità nuova dalle mie tasche private alla società e con quei soldi salvo la baracca e i burattini. Oppure magari chiudo, o in alcuni casi, se non ho la possibilità di aggiungere di mio e non sono nelle condizioni di poter chiudere perché magari ho dei debiti verso altri, rischio la procedura fallimentare e in alcuni casi anche il fallimento. Questo spiega perché molte imprese chiudono ogni giorno e alcune falliscono, sono in crescita esponenziale sia le chiusure di partite IVA in generale, di società o di singole persone, e soprattutto i fallimenti, sono in grande aumento, ok? E ripeto, perché dovrebbe essere tutto questo diverso per le società quotate? Non lo è. Da un lato si potrebbe pensare che le società quotate in borsa, godendo di maggiore visibilità, avendo senz'altro una maggiore trasparenza sui loro conti, perché gli obblighi di compliance dei mercati finanziari fanno sì che le società quotate in borsa devono pubblicare la trimestrale, la semestrale, il bilancio, quindi c'è un controllo sistematico della situazione. Ciò nonostante, anche esse a volte possono avere delle grosse difficoltà e possono avere bisogno di iniezioni di liquidità. Quali sono allora i principali strumenti con cui storicamente, abitualmente, si misurano le società, e in particolare anche quelle quotate in borsa, e vanno a chiedere liquidità al mercato? Beh, mi viene da dire, lascialo qua, questo poi ci serve. La prima attività importante che fa una società quotata è quella che può, per esempio, con gli istituti di credito di riferimento, negoziare dei finanziamenti, dei fidi, delle situazioni che sono a volte temporanee, a volte. Questo come fa qualsiasi impresa che è operativa, ok? Ed è chiaro che se in quel momento c'è una particolare difficoltà nell'erogare credito alle imprese, ne soffrirà quella quotata esattamente come soffre la piccola impresa non quotata e sconosciuta ai più. Molte volte però le società quotate in borsa hanno l'abitudine di emettere delle obbligazioni, ok? Le cosiddette obbligazioni corporate, cioè quelle emesse da imprese, ok? E come funziona l'obbligazione? Beh, semplicemente io sono una società, ho bisogno di liquidità, invito chiunque voglia a prestarmi del denaro, ovviamente per poter
emettere questa obbligazione necessiterò delle autorizzazioni che devono essere date dagli enti preposti e via dicendo e quant'altro. Una volta che c'è il via libera, chiunque può sottoscrivere quell'obbligazione, mi presta i suoi soldi e in cambio io ogni anno gli pagherò un interesse finché alla scadenza gli dovrò restituire il capitale che mi ha prestato. Ok? Quindi, un'obbligazione corporate praticamente è come un titolo di Stato. Anziché prestare i soldi allo Stato, li presti a un'impresa, a un'azienda. Ok? E qui veniamo alle prime difficoltà. Perché? Perché tipicamente le grandi imprese, quando hanno deciso di collocare dei bond, hanno sempre trovato nelle grandi istituzioni finanziarie del paese e nei fondi tra i più grandi collocatori. Cioè, se io devo emettere un bond per una cifra X, facilmente, che ne so, 8 decimi di X, magari li colloco tra banche, fondi, assicurazioni e via dicendo. Giusto? Ma perché possa continuare ad accadere questo, ci vuole che banche e assicurazioni abbiano i soldi, e in questo momento ce li hanno i soldi? Non hanno. Guardiamo quello che ha detto Moody's la scorsa settimana, che ha fatto un po' la radiografia delle banche italiane. Ha detto in questo momento le banche italiane non hanno problemi di liquidità, hanno preso i soldi dalla BCE con l'LTRO, con quei soldi hanno prevalentemente comprato titoli di Stato italiani. Pian piano ci avviciniamo al momento in cui prima i primi e poi quelli successivi dovranno restituirli, ma nel frattempo i titoli di Stato, anche perché sottoposti a tanta pressione di acquisto, in alcuni casi sono risaliti da 87, 85, sono arrivati a 100 anche, ok? E quindi in questo momento si è assistito, lo avete visto quando lo spread è andato a circa 250 basis point, abbiamo assistito a un contesto per cui qualcuno li ha anche monetizzati coi guadagni e ha incassato molta liquidità, una parte la dovrà restituire alla BCE, un'altra parte invece gli rimarrà lì, ma in questo momento serve per fare, come dire, plafond, ok, e difficilmente può essere prestata. Purtroppo, in questo momento, le banche prevalentemente possono prestare alle imprese e ai privati la raccolta diretta, cioè i depositi che fate voi, che è esattamente in calo, non in aumento, ok? E quindi sono in severa difficoltà. Ecco allora che non solo non riescono a prestare i soldi direttamente, ma fanno molta fatica anche a essere tra coloro che sono interessati a prestare denaro attraverso l'operazione dell'emissione obbligazionaria di un bond corporate alle imprese che ne fanno richiesta. E le imprese, tra l'altro, si trovano in una difficoltà importante dovendo emettere prestito obbligazionario. La difficoltà è legata al fatto che tutti gli eventi degli ultimi anni hanno reso assolutamente attraente il rendimento dei titoli di Stato, per esempio italiani, e quindi hanno una bella concorrenza, perché se i titoli di Stato rendono il 5%, difficilmente tu piazzi un'obbligazione corporate sotto quelle cifre, giusto? Poi c'è anche il fatto che, diciamo così, c'è un regime di tassazione differente. Il guadagno che tu fai prestando i soldi allo Stato italiano, cioè il capital gain sui titoli di Stato, è tassato al 12,50%. Se tu presti i soldi alla Fiat, il guadagno che fai avendo prestato i soldi alla Fiat è tassato al 20%, no? Vi ricordate quando qualche anno fa hanno aumentato la tassazione sul capital gain? L'hanno portata per tutti gli strumenti finanziari dal 12,50 al 20% ad esclusione dei titoli di Stato. E il titolo di Stato quindi fa una concorrenza spietata al corporate bond e le banche fanno fatica a collocarlo. Per questo dico molto onore a Fiat, perché se riesce a collocare un bond, vediamo quello che è, significa che ha
trovato grandissima credibilità nell'istituzione finanziaria in generale, ok, negli istituti di credito, perché in questo momento molto pochi soggetti finanziari, molto poche istituzioni, molto poche, diciamo, società riescono a collocare bond, ok? Andiamo a rivedere la notizia, andiamo anche a vedere se è scritto perché, ok? Ovviamente, tanto più la società è robusta, tanto più la società è solida, tanto più riesce a guadagnare classifica delle varie agenzie di rating, tanto più si avvicina all'eventuale AAA, tanto meno dovrà corrispondere eventualmente di interessi a chi presterà loro il denaro, ok? Ma se la Fiat passa a B1, ok, è chiaro che qualcosa deve pur dare a chi glieli presta i soldi, ok? Allora, Fiat sarebbe pronta, ok, vedete, non è ancora stato detto che lo farà, vorrebbe farlo, non appena ci saranno le condizioni. Quali sono le condizioni? Le condizioni sono che deve trovare soprattutto dei sottoscrittori istituzionali. Posso anche immaginare, non lo hanno detto, ma sarà così, visto che la Fiat deve ancora fare l'atto finale dell'acquisizione della Chrysler, che una parte, se non tutti, magari questi soldi possano servire per portare a termine questo tipo di operazione, perché ci vogliono comunque dei soldi per fare questo. In un contesto di questo genere, uno dice, vabbè, se questa situazione della crisi della liquidità accade in un momento in cui le aziende stanno tranquille, non c'è problema. Il problema è invece che siccome questa crisi di liquidità si accompagna anche, soprattutto in Italia, con una crisi economica senza precedenti, le società in questo periodo, altro che non essere in difficoltà, sono in grave difficoltà. Siete d'accordo? Molte delle società sono in grave difficoltà. Molte delle società quotate in borsa pagano dividendi più bassi che in passato. In alcuni casi, per esempio alcune banche, per un po', alcune ancora tuttora, non pagano il dividendo, no? E qualcuno di voi lo sa bene dalle facce, credo. Allora, che cosa accade? Accade che si può necessitare di liquidità per più motivi. E attenzione, da eventuali probabili azionisti di società che vanno incontro alla necessità di fare un aumento di capitale, bisogna essere estremamente, estremamente attenti a capire perché la società di cui siete azionisti fa l'aumento di capitale. Un dato di fatto certo è che il mercato gli aumenti di capitale non li apprezza affatto. Il mercato non ama i titoli che fanno un aumento di capitale, perché fare un aumento di capitale in borsa significa andare dai tuoi soci azionisti, e dirgli: signori, sapete che c'è? Qui servono altri soldi. E a quel punto dovrei spiegare perché servono altri soldi. E tendenzialmente il mercato questa cosa non l'apprezza. Il mercato non apprezza chi chiede ancora soldi, ma in questo momento l'aumento di capitale, per tutte le motivazioni che vi ho spiegato prima relative alla crisi della liquidità, è diventato per molti l'ultimo step di possibilità di reperire liquidità. Non si riesce più a farlo chiedendo finanziamenti alle banche, perché non riescono a erogare liquidità. È molto difficile collocare bond. Nel contempo invece c'è una grandissima fame di liquidità da parte delle imprese, e in molti casi l'aumento di capitale diventa l'unico sentiero percorribile. Perché si fanno gli aumenti di capitale? Con tutti i distinguo e con tutti i sistemi che si possono applicare, io credo che si possano stabilire 4 sottocategorie, di cui alcune poi possono essere accorpate, ma ve le spiegherò. Il primo caso è, e purtroppo ultimamente questo è stato un evento raro, lo ha fatto un po' di tempo fa la Snam Rete Gas, e lo ha fatto un po' di tempo fa l'Enel, un aumento di capitale con queste caratteristiche. Ed è: io intravedo l'opportunità di sviluppare del business nuovo. Un po' di tempo fa per Snam Rete Gas c'era stata l'opportunità di acquisire la totalità
di Italgas dalla casa madre Eni. Enel invece ha avuto l'opportunità di accaparrarsi Endesa, società spagnola che ha accresciuto il business, ma in entrambi i casi i soldi che c'erano nella cassa non erano sufficienti a far sostenere la spesa, nonostante c'era già una linea di credito concordata, c'era già questo, c'era già quello, e quindi è stato necessario fare un aumento di capitale. Fate attenzione, Enel ha fatto un aumento di capitale per completare l'acquisizione di Endesa, ciò nonostante una parte dei soldi sono stati debiti che ha contratto con istituzioni finanziarie. Uno dei motivi per cui un titolo come Enel, che paga dei dividendi importanti, in borsa non sale di prezzo, è proprio la sua esposizione al debito. Cioè, nonostante tutto e nonostante l'aumento di capitale, avendo la società dei debiti importanti, non riesce ad essere apprezzata dal mercato, che proprio perché ha un forte debito, un forte indebitamento, dice non sono molto interessato, e ce lo dice attraverso il prezzo sul mercato, nonostante il titolo paghi dei dividendi incredibilmente elevati, questo lo sapete tutti, no? In altri momenti e con un debito minore, una società che paga i dividendi di Enel andrebbe a ruba sul mercato, ok? Ma le società, in verità, che cercano soldi dai loro azionisti per allargare il business, che è, lasciatemi dire, il modo migliore, cioè il modo più gradevole per gli investitori di fare un aumento di capitale, cioè tu mi dai altri soldi, ma io ti chiedo quei soldi perché farò il nostro business più grande, cioè l'aspettativa è che io metto ancora soldi, ma l'anno prossimo il dividendo sarà cresciuto, capite cosa voglio dire? Ebbene, questo tipo di aumenti di capitale è un aumento di capitale molto raro, ok? La maggior parte degli aumenti di capitale avvengono con due caratteristiche. Uno, una società che ha un forte indebitamento e che chiede soldi ai suoi azionisti per ripianare i debiti. Cioè, i soldi che gli azionisti daranno a quella società, nel momento in cui vengono pagati, sono già assorbiti dalla linea del debito, svaniscono immediatamente, la società farà business esattamente come prima, però a te è costata di più che sei azionista. È chiaro che il mercato non può apprezzare questo tipo di situazione. C'è poi il terzo caso, che è un caso più estremo, che è quando l'aumento di capitale è finalizzato a garantire la continuità aziendale. Vuol dire non solo che ci sono dei debiti, ma che se quei debiti non vengono ripianati il più in fretta possibile, la continuità aziendale è a rischio, cioè se non va a buon fine l'aumento di capitale, i libri vanno in tribunale e si chiude. Ok? Insomma, traslando il concetto alla vita di tutti i giorni, supponete ognuno di voi di avere un amico che vi dice: senti, vieni in società con me, ci metti un po' di soldi, che ne so, vendo vernici, compriamo anche il negozio vicino, lo facciamo più grande, così anziché 10 barili di vernici ne possiamo vendere 20. Tu ci metti un po' di soldi, ma ti ritorneranno indietro sotto forma di utili. Questo tipo di aumento di capitale, quasi quasi io lo vorrei trovare, uno che mi fa una proposta così, ma in borsa non ce ne sono quasi mai. Ok? Se il vostro amico vi dice: senti, mi presti dei soldi, se devo pagare i debiti, magari se sei proprio amico amico glieli presti, ma quando glieli hai dati gli fai ciao ciao, perché sai già che probabilmente non torneranno più indietro. Peggio ancora se il tuo amico ti dice: senti, dammi qualcosa perché altrimenti domani sono fallito. In quel caso, se glieli dai proprio sapendo che tanto non te li darà mai più indietro, ma esattamente come poco volentieri e al limite proprio solo per aiutare un amico, lo fareste nel caso 2, nel caso 3, di certo non aiutereste in questo modo una persona quasi estranea. Perché allora partecipare agli aumenti di capitale quando in borsa hanno quasi tutte queste caratteristiche? La quasi totalità degli aumenti di capitale che vediamo in borsa sono fatti o per ripianare debiti o per evitare il fallimento. In alcuni casi, per esempio questo è il caso di molte banche recentemente, sono fatti per riportare magari a livello di guardia, ripianare un po' di debiti e riportare sopra a livello di guardia la liquidità necessaria per i parametri di Basilea 3, per questo, per quell'altro motivo. Giusto?
Nessuno è contento in borsa di fare l'aumento di capitale. Pensate per esempio alla Banca Popolare di Milano che ha annunciato un aumento di capitale a breve, no? Ma che prima di fare l'aumento di capitale ha tentato qualsiasi cosa. Gli azionisti della Popolare Milano sanno benissimo, 2 anni fa, ottobre 2011, quando è stato fatto l'ultimo aumento di capitale, che cosa è successo al titolo. E quindi, possibilmente, vorrebbero evitarsela un'altra situazione del genere. Giusto? Hanno tentato anche di trasformarsi in SPA, da popolare che sono. Non sono riusciti, l'aumento di capitale è inevitabile. La Banca Carige dovrà fare un aumento di capitale, si stima per 800 milioni di euro. In realtà, per evitare che l'aumento di capitale sia così gravoso, sta cedendo gli asset, sta cedendo il ramo assicurativo. Magari poi, incassando da questo, da quello e dall'altro, magari l'aumento di capitale poi lo dovrà fare da 500 milioni di euro. Ma è pur sempre un aumento di capitale molto pesante per una banca, tra virgolette, piccola come la Banca Carige, che tra l'altro, esattamente come la Banca Popolare di Milano, non è al primo aumento di capitale negli ultimi anni, no? E farà quindi fatica a reperire la liquidità. Le RCS hanno fatto un aumento di capitale negli ultimissimi giorni, che è sul nome, sulla bocca di tutti quelli che investono in borsa, perché tramite questo aumento di capitale la Fiat, o la famiglia Agnelli, non so che dir si voglia, è riuscita ad aumentare le sue quote sino ad arrivare al 20% in RCS, attraverso l'aumento di capitale, rastrellando sul mercato i diritti. Ma gli azionisti non ne hanno mica beneficiato, perché è vero che ieri il titolo ha fatto più 6 e oggi faceva ancora più 6, poi alla fine ha fatto forse più 3 qualcosa, o più 3 circa. Ma proviamo a guardare qualche grafico per capire, con l'aiuto di Stefano, che cosa succede ai titoli quando fanno l'aumento di capitale. Vorrei dirvi anche che di solito le società fanno l'aumento di capitale anche quando si quotano in borsa. E molte volte, secondo il tipo di aumento di capitale che è, anche la quotazione in borsa può essere una fregatura. Un conto è se una società si quota in borsa, non so, lo ha fatto Ferragamo per esempio, no? Si quota in borsa per trovare liquidità, quindi fa un aumento di capitale e dice prendo denaro nuovo e faccio crescere il mio business. Questo è significativo, giusto? Altra faccenda è, cito Poltrona Frau, se una società si quota in borsa dicendo ah sai che c'è, do agli azionisti un po' delle mie azioni e mi quoto in borsa. Nel primo caso c'è una società che si quota in borsa perché vuole fare un business più grande e gli azionisti probabilmente ne beneficeranno. Nel secondo caso c'è una società che probabilmente pensa di aver fatto la sua parabola e dice aspetta un po' che adesso monetizzo un po' di quello che ho fatto in questi ultimi anni offrendo qualche quota al mercato. Queste RCS, mi fai vedere un po' di storia più lunga? Ora, va da sé, basta guardare il titolo, che chi è azionista di RCS da prima dell'aumento di capitale, tipicamente può dire che non aveva mai perso così tanto come sta perdendo oggi. A parte il fatto che dai minimissimi di qualche giorno fa è salito anche di un 10%, una goccia nel mare, lo vedete? È chiaro il concetto? Ma prendete il caso della Safilo. Fa uno di quegli aumenti di capitale in cui tutti vorrebbero partecipare. Come è funzionato l'aumento di capitale della Safilo? Una società che si chiama HAL, HAL, olandese mi sembra, che di mestiere ha punti vendita per occhiali multimarca in tutto il mondo e che è uno dei principali clienti di Safilo, che fa occhiali. A un certo punto si accorge che Safilo è SFL, se vuoi scriverlo lassù, SFL, si accorge che la Safilo, dalla quale compro gli occhiali, ha in difficoltà. Allora dice, aspetta un attimo, forse posso fare un business. Se compro la Safilo, investo dei soldi, però poi accorcio la filiera, no? Perché è come se me li facessi io in casa gli occhiali e posso guadagnare molto di più. Allora cosa fa? Prima di tutto entra in Safilo e poi fa un aumento di capitale riservato a se stessa e mette dei soldi lì. Interessante, un imprenditore, una società, che arriva e ci mette i soldi lei subito, non gli altri, li metto io. Poi ha fatto un altro aumento di capitale riservato a tutti gli azionisti. Se andiamo a vedere, fammi vedere un po' lo storico di questo titolo, vedete la Safilo, che era una società che rischiava il fallimento,
ok? Ha fatto l'aumento di capitale a luglio del 2012, lo vedete? No, più indietro, torna indietro, vai più indietro con la storia. Ha fatto l'aumento di capitale a, no, nel 2009, lo vedete lì, ok? E guardate cosa ha fatto dopo. Il titolo è salito e ha continuato, è un po' sceso con la criticità dei mercati e poi è di nuovo risalito. La società si è resa sana con questo aumento di capitale ed è diventata proprietà di un azionista che voleva fare un business vero, un business serio, ok? Andiamo a vedere, perché poi l'abitudine qual è? Quando si fanno questi aumenti di capitale sulle società che hanno grandissime difficoltà di tipo finanziario, succede che gli aumenti di capitale sono pesantissimi, tipo il capitale attuale è 1 e quello che si aggiunge è 9, cioè poi si avrà un capitale di 10 di cui 9 sono stati aggiunti tutti adesso, quindi le vecchie azioni sono pochissime rispetto a quelle che ci saranno quando l'operazione dell'aumento di capitale sarà stata portata a termine. L'azionista che deteneva l'azione da prima dell'aumento di capitale, quando è il momento di andare sul mercato ad agire per fare l'aumento di capitale, cosa succede all'azione? Che si scorpora, da una parte rimane l'azione, che sarà la futura azione, e dall'altra c'è il diritto è il tuo diritto di aderire all'aumento di capitale. Succede che il valore si trasferisce quasi tutto sul diritto e che il diritto a partecipare a un'opera di salvataggio di una società altrimenti magari spacciata è una cosa che apparentemente ha un valore, ma di fatto, siccome nessuno lo vuole, se lo passano tutti di mano come se fosse una cosa che scottasse e il suo prezzo in pochi giorni crolla. Il prezzo delle azioni viene artatamente mantenuto alto per dare la sensazione agli azionisti che si possa comprare a un prezzo convenientissimo attraverso l'acquisto e poi l'esercizio del diritto, un'azione che apparentemente ha un valore estremamente più alto, no? Questa è la sensazione che hanno molti e questo è il motivo per cui molti non mollano il diritto oppure lo comprano per esercitarlo e poi sistematicamente si trovano fregati dal fatto che l'azione, dopo essere cresciuta di dismisura per pochi giorni, quando arriva il momento che chi ha esercitato il suo diritto e pagato le nuove azioni se le trova in mano, crolla e va a finire proprio lì e quindi tu non ci hai guadagnato proprio niente, era una pura illusione. Vi faccio vedere alcuni titoli su cui questa operazione è stata fatta, facciamo un gioco, vediamo se indoviniamo quando è che hanno fatto l'aumento di capitale. Prima di tutto facciamo vedere l'azione antesignana, quella che si è inventata questa modalità dell'aumento di capitale. Tiscali, a rischio la continuità aziendale, piena di debiti, con così tanti debiti, oltre 200 milioni di euro, che le banche, che nemmeno loro ci credevano, gli hanno detto, guarda, se tu arrivi con 200, quello che eccede te lo scontiamo. Come dire, guarda, ok, con Soru che dice, io dove sono obbligato eserciterò, dove la legge non me lo impone non eserciterò, cioè con l'amministratore che dice, io per primo se posso scappo. Mi fai vedere Tiscali e fammi sempre vedere più storico che puoi, grazie. Si vede dove è stato fatto l'aumento di capitale? Lo vedete? Il titolo viene portato lassù in cima, se puoi centrare il dettaglio lo facciamo vedere, dovresti avere una funzione proprio per fare questo. Guardate, il titolo viene portato da 0, qualcosa fino a 2 euro quasi di controvalore, e poi per quando gli azionisti hanno azioni in mano ritorna esattamente da dove era venuto. Ti ha dato l'illusione di essere ricco per qualche giorno e poi eri povero come prima, esattamente. E il prezzo ovviamente poi è crollato, no? Perché quei soldi lì sono stati ingoiati da una voragine, erano debiti, boom, magnati così. Visto Tiscali è stato ottobre-novembre, Tiscali non se l'è, no, è stato l'allievo che ha superato il maestro, ma questo sistema di fare l'aumento di capitale se l'era inventato la pagine gialle, che nell'aprile di quello stesso anno aveva fatto un'operazione simile. Il titolo saliva il 20, 30, 40% al giorno, il diritto, su cui c'era il valore prevalente, crollava il 30, il 40% al giorno. PG. L'aumento di capitale su pagine gialle era stato fatto per ripianare
una situazione cronica dell'azienda, che aveva solo bisogno di un po' di polmone per durare ancora un po', e sapete che successivamente le cose non è che gli sono andate tanto bene. Lo vedete dov'è l'aumento di capitale? Aprile, marzo-aprile del 2009, lo vedete lì, no? Penso che si veda bene, ok? Allora, altre società che hanno fatto questo tipo di aumento? Proviamo a vedere Stefanel, metti Stefanel, lo storico. Stessa tipologia, me ne dimenticherò se qualcuno, ma sono tutti uguali, poi adesso ve le faccio vedere. Mettiamo Stefanel, metti pure, se schiacci la T sulla tastiera fai la cosa più comoda, ti dà tutto lo storico disponibile, ovviamente dopo averlo scaricato. Stefanel, stessa caratteristica, eccolo lì nel 2010 l'aumento di capitale, lo vedete? Molmed, MLM, altra società. Molmed è quella che ha a che fare con, come si chiama quell'ospedale lì? San Raffaele di Milano, no? Se guardate Molmed vedrete aumento di capitale con le medesime caratteristiche. Eccolo lì, lo vedete? Un altro aumento di capitale con caratteristiche simili a queste. Uno che è in corso in questi giorni, Maire Tecnimont. Stesse caratteristiche, MT, e come, se fate caso, il problema è che prima e dopo i titoli vanno sempre giù. Proviamo anche a vedere, aumento di capitale tipo diverso, obbligato per le condizioni di mercato, per poter stare, vedete, Maire Tecnimont, qui no, il giochetto di tirare sul titolo praticamente non gli è quasi riuscito, sono riusciti a riportarlo sino a 1 e rotti, però poi il prezzo è crollato. Molte società, prima di fare l'aumento di capitale, per acquisire maggiore visibilità, oppure per mescolare meglio le carte, non so qual è la cosa più onesta da dire, fanno una cosa poco simpatica, accorpano le azioni. Per esempio, chi è che conoscete che ha accorpato le azioni prima dell'aumento di capitale? La Juventus, Tiscali, Pagine Gialle, Unicredito, però Unicredito forse era l'unica che magari aveva un motivo un po' più robusto degli altri per fare questa operazione. Qual era il motivo? Vai di fronte, era la prima banca che si capitalizzava in previsione di una situazione critica lo scorso anno. Aveva questa situazione molta visibilità negli Stati Uniti. Il titolo valeva, oscillava da 0,4 a 0,6, una volatilità incredibile. Ma attenzione, una banca importante che va in America e il suo prezzo è 0,6, si presenta bene secondo voi? Per quale motivo? È una penny stock e tu non puoi andare là come penny stock, siccome sei un titolo che ha una visibilità internazionale, se ti vuoi vendere in America devi avere un prezzo che non è da penny stock e quindi fai l'accorpamento. Però facciamo vedere, sia la Juve proprio è il ticker, aumento di capitale, stesse caratteristiche, no? Facciamo la T, lo vedete l'aumento di capitale dove è stato nel 2012, vai pure più avanti lì, quello lì è l'aumento, fine 2011, inizio 2012, è stato lì l'aumento di capitale e il prezzo è stato raggruppato delle azioni, il prezzo è stato raggruppato anche sull'incredito, ma guardiamo PMI, Popolare Milano, uno degli aumenti di capitale annunciati. Andiamo a vedere cosa è successo al titolo, da settembre, agosto-settembre 2011, cioè nel momento in cui il titolo annuncia che deve fare l'aumento di capitale, guardate dove stava il titolo e guardate dove è finito dopo, no? Di certo non si può dire che gli azionisti, magari la banca i suoi conti li ha rimessi a posto, a parte che ne deve rifare un altro adesso, ma non si può certo dire che gli azionisti hanno avuto un beneficio da questo. L'anno scorso un accorpamento che è costato anche qualche indagine della magistratura con il successivo aumento di capitale è stato quello che ha visto coinvolte la Fondiaria SAE e la Unipol, no? Fondiaria SAE, ve lo ricordate cosa ha fatto? Hanno accorpato l'azione a 100, sul mercato è crollata così andata a 40 e poi con l'aumento di capitale 30 e passa euro sono finiti di valore sul diritto, che si è quasi azzerato e
il resto è rimasto al valore dell'azione. Vediamo se FSA il titolo, vediamo Fondiaria, è uno che era azionista prima e dopo l'aumento come si è ritrovato. Quindi fate attenzione, ricordatevi che le società, se possono, non fanno volentieri ricorso all'aumento di capitale. Questo perché? Perché si portano in casa tutti gli azionisti, tutti arrabbiati, e tipicamente le stesse società possiedono azioni e quindi si fanno un autogol clamoroso, ok? Guardate Fondiaria, nel 2012, vedete l'accorpamento prima e poi il crollo, ok? Vedete? Purtroppo la situazione è estremamente difficile ed estremamente critica, per cui alcune sono obbligate ad andare lo stesso a chiedere soldi al mercato. In quel caso il mercato, soprattutto se gli aumenti di capitale sono fatti perché i soldi sono necessari per pagare debiti o per continuità, il mercato penalizza forte. Metti Carige, CRG, Banca Carige. Quindi se siete azionisti e il vostro titolo fa l'aumento di capitale, tranne che in rarissimi casi, purtroppo anche se si è in perdita, tendenzialmente l'esperienza dice, e lo dice nel 99, passa la cento dei casi, che conviene turarsi il naso perché si perde e vendere lo stesso, prima dell'aumento, perché quando viene scorporato il diritto dall'azione è troppo tardi, ok? Andiamo avanti. Guardate la Banca Carige, vedete? Un aumento di capitale lo ha già fatto, là lo vedete, si vede dov'era, anche lì, vedete? Truccate. E il prezzo dopo non ne ha beneficiato, adesso ne deve fare un altro, i minimi del titolo saranno ancora più bassi da quelli attuali, ok? Un altro titolo che ha fatto l'aumento di capitale recentissimamente, PEL, Popolare Etruria Lazio, altra banca, e guardate il grafico e lo capirete da voi quello che è successo a questo titolo. Lo vedete? Questo ha fatto l'aumento di capitale che è finito, è terminato la scorsa settimana. Anche qui siamo sui minimi, cioè bisogna rendersene conto. Per questo dico, è un argomento di grande attualità, non è finita la fila dei titoli che faranno gli aumenti di capitale. Attenzione, non so quando sarà, ma non tra molto. L'intenzione e l'esigenza di farlo è già stata comunicata. L'operazione di accorpare le azioni a 10 a 1 è già stata fatta. Occhio alle Prelios, perché le Prelios dovrebbero fare un aumento di capitale, ok? Occhio alle Carige, occhio alle Popolare Milano. Attenzione sui mercati. Su Directa World, possiamo farlo vedere? Forse in Italia uno dei più grandi esperti sugli aumenti di capitale è il signor Giovanni Borsi, un trader molto noto, quasi tutti voi lo conoscete, espertissimo di operazioni su aumenti di capitale. Giovanni Borsi cura su Directa una rubrica che va avanti da molti anni, dove per tutti i clienti di Directa e anche per chi non è cliente va sul sito Directa World, che è aperto a tutti e lo vogliono leggere, fa una specie di estratto, di sunto del prospetto informativo dell'aumento di capitale. Ovviamente Giovanni non dice questo è un titolo da comprare, questo è un titolo da vendere, tutt'altro. Segnala però alcune cose che se uno ha l'orecchio attento dovrebbe drizzare le antenne. Siccome però il prospetto informativo viene divulgato il venerdì, quando l'aumento di capitale va in onda il lunedì dopo, e magari in alcuni casi è 150, 200 pagine o di più, io vi do un consiglio pratico. Se il venerdì vedete che c'è un aumento di capitale, siete rimasti sul titolo e il prospetto informativo è di 200 pagine, vendetelo quel titolo, perché per spiegare che la situazione non va bene, 200 pagine sono troppe, c'è qualche fregatura, avete capito? Probabilmente la fregatura è a pagina 171, quindi non la trovate, è così che funziona. Se invece uno fa un aumento di capitale da 30 pagine, probabilmente un aumento di capitale trasparente. Andiamo a vedere quello che scrive Giovanni. Andiamo a vedere per esempio su RCS cosa diceva. Spiegava qual è l'offerta, quali sono i fattori di rischio, quali sono i dati economici, ok? Spiegava chi sono gli azionisti di maggioranza, no? E quello che sta facendo salire il titolo, lo sapete, non è il quadro fondamentale di RCS, che se no non avrebbe avuto bisogno di fare aumento di capitale, se stava bene, ma è molto banalmente
il fatto che chi controlla RCS in Italia controlla una fetta importante delle informazioni. E tanto più si sono dichiarazioni per cui potrebbe scatenarsi una guerra intestina su quel titolo, magari il titolo ha motivo per salire come prezzo. Avete visto che il titolo è salito ieri e oggi, ci sono state due dichiarazioni di Della Valle, una dopo l'altra, e il titolo subito si è mosso, ok? Quindi io direi, fate molta attenzione, gli aumenti di capitale sono un momento importante della vita di una società sui mercati finanziari, ma ricordatevi che spesso l'aumento di capitale dovete ragionarlo se foste voi con la vostra impresa, e che cosa fate se vi mancano i soldi per andare avanti? Cercate qualcuno che vi dia una mano, oppure guardate dentro voi stessi e vedete se nel vostro conto privato c'è modo di trovare dei soldi per andare avanti. Ecco. Sappiate che di solito le società che sono in difficoltà poi magari vanno anche peggio, e quindi state molto attenti quando le società fanno gli aumenti di capitale. Ricordatevi i casi di prima, se lo fanno per crescere va bene, però sono pochi, sono rari, bisogna capirlo, no? Poi quelli sono annunciati in pompa magna e tempo prima. Se lo fanno perché hanno debiti, sicuramente l'azionista di prima ci guadagnerà poco o niente e perderà. Se lo fanno perché ha rischio la continuità aziendale, perderanno tutti i soggetti coinvolti, ok? Se lo fanno perché è obbligatorio, per esempio, come succede spesso per le banche, per stare dentro certi parametri, beh, poi bisogna vedere come vanno le cose dopo. Ma l'unica cosa che di solito non ne guadagna mai, come l'avete visto bene dai grafici, è la quotazione del titolo. Quindi, siccome voi che siete azionisti, alla fine vi importa quanto vale il titolo che possedete, state lontani dagli aumenti di capitale. Giusto? Se proprio non puoi fare a meno di tenerti le azioni di quella banca, è molto più conveniente venderle prima dell'aumento e poi ricomprarsele nella fase di aumento, perché tipicamente le paghi molto meno. Certo, l'acquisto dei diritti e l'esercizio dei diritti per entrare in possesso di azioni di un titolo non è che per poterlo fare devi essere già azionista, lo può fare chiunque. Io posso non essere assolutamente azionista di RCS, compro sul mercato i diritti di RCS, compravo perché non sono più quotati, e poi li esercito e divento azionista di RCS. Domani su RCS c'è l'asta degli inoptati, cioè dei diritti che non sono stati esercitati e che sono ritornati per, come dire, come così da codice civile, sono ritornati nella proprietà della società che li ha emessi, quindi RCS stessa, che tenta di nuovo di collocarli sul mercato con un'asta che può durare anche più giorni, fino al 16 può durare, la cosiddetta asta degli inoptati, ok? Qualcuno lo accennava già, ho la sensazione che non saranno necessarie tutte quelle aste per farli andare via, ok? Va bene, io la mia parte direi l'ho conclusa, non so se da caso mi aspetto qualcuno, magari vediamo, oppure se qualcuno di voi ha delle domande, il tema o è capito bene oppure suscita tante domande, quindi se io mi sono spiegato bene di domande ce ne saranno poche, viceversa ce ne saranno tante. Ditemi voi. Prego, arrivo. L'operatività durante il periodo dell'aumento di capitale. Sì. Dunque, durante il periodo dell'aumento di capitale, diciamo che la vecchia azione si scinde in due elementi. Il diritto, su cui non si può fare attività short. L'azione, su cui, se è già precedentemente abilitata, si può fare normale attività long o short. Attenzione però, perché di solito quando si fa un'attività short interessante la si fa chiedendo il prestito titoli, è rarissimo trovare titoli a prestito su società oggetto di aumenti di capitale. È quasi impossibile. Ok? Buonasera. Un'altra domanda. Allora, quando una società va a fare l'aumento di capitale, viene scorporato da una parte il valore di quella che era la vecchia azione e di ciò che rimarrà di essa a fare la nuova azione, dall'altra parte il valore del diritto, cioè la somma dei due elementi assieme dà il valore dell'azione ante scorporo, prima
diciamo, della separazione in due, e deve essere lo stesso valore. Ovviamente, tanto più l'aumento di capitale è pesante rispetto, cioè se la società capitalizza 1.000 e vuole ricapitalizzare per 99.000, vuole andare a 100.000, chiaramente l'azione varrà quasi niente e tutto il valore sarà sul diritto. Se invece l'aumento di capitale è piccolissimo, cioè una società capitalizza 100.000 e vuole andare a 105.000 di capitale, l'aumento di capitale è solo 5.000, il valore del diritto sarà bassissimo e tutto il valore rimarrà sull'azione. Capito? È la borsa stessa che dopo la chiusura del venerdì, perché di solito gli aumenti di capitale partono di lunedì, è la borsa stessa che comunica questo coefficiente di rettifica e stabilisce il nuovo prezzo di riferimento per l'azione dopo lo stacco del diritto, dopo lo scorporo del diritto e del diritto stesso. Ok? Davide, abbiamo una domanda da casa. Oltre ai complimenti per la chiarezza e per il fatto che l'esposizione è stata molto interessante, a livello tattico chiedeva questo nostro ascoltatore se non è possibile, diciamo così, per chi non ha ancora acquistato l'azione, acquistarla prima che, diciamo così, vada verso l'alto, come abbiamo visto fare in maniera così repentina sui grafici, e poi venderla intorno ai massimi. Beh, il problema è quando l'aumento di capitale prevede che si passi dall'avere pochissimo flottante all'avere tantissimo, cioè diciamo, quando succede per esempio che il capitale prima era 1.000 e quello dopo diventa 100.000, i titoli che rimangono sul mercato sono pochi del vecchio conio, per capirci. Quindi bastano acquisti corposi per poche, magari 1 milione o 2 milioni di euro per far salire il prezzo, ma il prezzo sale a step di 20% uno dietro l'altro, non è che negozia, quindi comprarlo è un'altra di quelle attività pressoché inaccessibili. Uno, se vuole, può provare, ma tipicamente ti ritrovi che nel book ci sono 2-3 milioni di pezzi in acquisto, in vendita ce ne sono solo 3-4 mila e tipicamente tu sei al 700 millesimo posto su 2 milioni, non riesci a comprare. Però se uno ci riesce può fare ottimi affari. Certo, deve avere il timing molto buono per uscire, perché poi il prezzo collassa con la rapidità della luce e se non riesce a uscire tra i primi, no? Qualcuno l'ho visto scottarsi pesantissimamente su questa attività, molto pesantemente. Ok. Allora, abbiamo un'altra domanda da casa. Nel frattempo, sia le persone in sala che le persone a casa, facevo vedere su Directa World, quindi sì. Il sito è www.directaworld.it, sì. Andando sotto Capire la Borsa, sì. Oltre alla dettaglio degli aumenti di capitale spiegato a Gianni sì. Corsi, che ha indicato prima, sotto Capire la Borsa abbiamo anche la teoria. Basta andare qui a sinistra su Operazioni del Capitale sì. e abbiamo ad esempio Aumento del Capitale Sociale, dove lo stesso Giovanni fa una specie di manuale sì, molto certo. chiaro. Questo lo dico perché tra le diverse domande da casa c'è cioè come si calcola il coefficiente di rettifica, e poi, parlando di diritti, si chiede se conviene acquistare diritti l'ultimo giorno, il momento in cui banche o finanziarie scaricano sul mercato i diritti. Allora, di chi una non cosa ha che ci siamo dimenticati: tutte le istituzioni finanziarie, quindi le SIM ovviamente come Directa, ma anche tutte le banche, siccome il diritto ha una vita limitata sul mercato, tendenzialmente vive 2 settimane, ma per scelta della società che lo emette può durare anche qualcosa meno. Faccio un esempio: Maire Tecnimont, l'aumento di capitale finirà come contrattazione del diritto giovedì, cioè dopodomani, anziché venerdì come d'abitudine, finirà un giorno prima. Le banche popolari hanno il diritto di chiedere eventualmente che ci sia una settimana in più per i loro azionisti, no? È una maggior tutela dell'azionista della banca popolare. Allora la negoziazione del diritto di una popolare può durare anche 3 settimane, ok? Detto questo, siccome la durata è limitata, l'intermediario è obbligato a dare comunicazione al suo cliente. Nel caso di Directa magari lo può fare per via telematica, qualcuno lo fa per via, e se ovviamente poi l'investitore informato può decidere se agire di sua sponte dicendo io compro e poi voglio sottoscrivere, e allora lo deve comunicare, oppure se lo compra e non fa nulla e non dice niente, oppure se ce l'ha perché gli rinviene dal fatto di possedere l'azione e non fa nulla e non contatta l'istituzione finanziaria nonostante sia stato informato,
le banche mandano una lettera a casa, una raccomandata per capirci, le istituzioni la mattina dell'ultimo giorno in asta di apertura vendono al meglio i diritti. Questo è fatto a tutela del azionista stesso, dell'investitore, perché se non si facesse così, salvando magari il salvabile, tutto il controvalore del diritto va perduto, tutto, ok? Ecco allora che la mattina dell'ultimo giorno molte volte i diritti fanno un prezzo molto 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 basso, ok? E in alcuni casi può succedere, per esempio è successo su RCS, che la mattina in apertura fa un prezzo molto basso e poi il prezzo del diritto in seduta sale anche molto. Cosa è successo l'ultimo giorno su RCS? C'è stato un prezzo di apertura, supponiamo 47 mi pare, 0,00, poi il prezzo è andato a 100, cioè è salito tantissimo, poi la chiusura è stata 0,0001, un decimo, il prezzo più basso che la borsa può avere. Quindi, potete capire, per carità, qualche volta può capitare l'opportunità di profittare di ciò che accade sui diritti. Attenzione però, perché strumenti finanziari che hanno una volatilità, che nella stessa giornata può vedere il raddoppio del valore rispetto all'apertura e un successivo crollo sino ad andare a un prezzo che vuol dire che perdi tutto se ci hai messo qualcosa, beh, io credo che sia da distinguere la scommessa dall'investimento, e questo non è un investimento, lascio agli altri da interpretare. Ok. Sì. Sì. Tramite diretta si può partecipare all'asta degli inoptati. Attenzione, non c'è contrattazione continua, c'è solo un'asta. Tutti i diritti vengono messi in vendita, la quantità dei compratori fa il prezzo d'asta. Ok? Quindi si fa l'asta degli inoptati. Una volta che viene fatta l'asta, tu puoi dire adesso esercito e finisce, e poi avrai i titoli. Certo, non pago, certo, se il prezzo d'asta sarà più alto non pagherai. A posto? Allora, prego, sì. Prego. Faccio un esempio, una volta lo ha fatto Unicredito questo tipo di aumento di capitale, no? Cosa ha fatto? Ha detto io quest'anno non pago dividendo, però è come dire, prima avevamo una torta da un chilo tagliata in 10 fette, 10 azioni da un etto, io ricompongo la torta da chilo e anziché 10 fette ne faccio 11 e a te ti do una fettina in più, ecco, ok? Esatto, poi il dettaglio mi permetto di invitare di nuovo a visitare il sito direttaworld.it, perché come vedete abbiamo le diverse tipologie, esattamente Giovanni ne elenca 5 e poi le va a dettagliare di aumenti certo. Gratuito e quello citato. Certo, poi ci sono ovviamente, io non sono entrato nel dettaglio di questo perché non era il core di questa cosa. Questo è come un libro, quasi. La cosa importante è questo, andatevelo a vedere perché è molto significativo. Allora, ripetiamo l'indirizzo anche per le persone a casa. Andate sul sito che è direttaworld.it. Quando siete dentro trovate, lo ripeto, sulla barra sinistra il dettaglio, l'approfondimento fatto sempre da Gianni Borsi sui diversi aumenti di capitale in corso o appena effettuati, e poi sotto la sezione capire la borsa, che tra l'altro contiene tante altre interessanti spunti didattici, sotto operazioni di capitale trovate un vero e proprio manuale. Una specie di glossario, ok, fatto da Giovanni, molto ben esatto. Fatto. Vi vorrei dire una cosa, a volte con l'aumento di capitale ti viene data la nuova azione e poi magari ti viene dato, tra virgolette, in omaggio anche un warrant. Esatto. Anche quel warrant è un valore. Cos'è il warrant? Il warrant è un diritto, se lo eserciterai entro una certa scadenza, ad acquistare le azioni a un prezzo prestabilito. Ora è chiaro che se l'azione vale 10 e tu hai il diritto a pagarla 30, beh, va da sé che lo intuite anche voi quanto può valere quel diritto. Ma se l'azione vale 10 e il diritto è a comprarla a 8, è chiaro che ha almeno 2 di valore implicito. Poi c'è anche un valore, magari in molti casi assimilabile a un valore minimo, ma c'è, che è legato dal fatto che siccome la scadenza magari è tra 3 anni, se c'è un barlume di possibilità che tra 3 anni vada là, allora un valore intrinseco ce l'ha. Questo è quando ti danno il warrant, ok? Una domanda, come si può controllare il fattore della critica? In che senso? In internet? Beh, dunque, la borsa italiana, dopo la chiusura
Dunque, gli aumenti di capitale, la notizia definitiva che parte c'è il venerdì per il lunedì, la conferma definitiva. Quando la borsa chiude avviene la comunicazione della notizia e la borsa stessa provvede a comunicare i coefficienti di rettifica, per cui si stabilisce quanto del valore precedente va sulla nuova azione e quanto va sul diritto, la somma dei due fa il prezzo di chiusura del venerdì stesso, ok? Ovviamente un cliente di diretta, non appena diciamo il prezzo viene comunicato, lo trova aggiornato sulla scheda titolo, però la comunicazione avviene sul sito ufficialmente della Borsa Italiana. Cosa vuol dire l'elenco dei diritti? Cioè quali sono le operazioni di capitale in corso? Benissimo. Conto di diretta, puoi fare login a un conto di diretta? A vedere, allora il cliente diretta ha la possibilità dal suo conto, quindi pagina di login normale, username e password, l'username e numero di conto, la vostra appena password. Appena sei qua, aspetta, già vai nelle info, vai pure nelle info. Già in questa pagina ci sono le operazioni di capitale, ecco, vedete, qua. Aumenti di capitale, diritti di opzioni in corso. Ma se va nelle info, guarda, se va nelle info, trova questa, è in basso, guarda, sotto lì c'è info, scendi, sì, scendi. No, vabbè, ci si arriva anche dal tabellone. No, ma da qua, guarda, vai sopra, sopra, se, vedi quell'immagine bianca, certo, vai certo. Tutto a sinistra, lì, ok, clicchi lì, vai sulle info, scendiamo un po', ok, allora, punto 3, informazioni operative. Esatto. Calendario aumenti di capitale, clicchiamo lì dentro e qui dentro ci sono tutti gli aumenti di capitale che attualmente sono in corso, ok? Quindi lo ripetiamo per tutti, anche partendo eventualmente dal tabellone, una volta dentro il conto, andate sotto le info e qui al punto 3, operazioni operative, abbiamo sul calendario gli aumenti di capitale, avete tutti. Se uno non è cliente, beh, secondo me sul sito di Borsa Italiana, beh, allora, a parte che forse tu... devi sapere qual è il titolo e poi ti trovi la notizia. Ma se uno volesse acquistare di più, come l'azione è chiaro? Scusi, il diritto si compra esattamente come uguale. Si compra l'azione, uguale, alla stessa maniera, lei ha il titolo. Solo che il periodo in cui il diritto è negoziato sul mercato è una finestra di al massimo 2 settimane, che possono diventare estrema ratio 3 settimane per i titoli delle banche popolari. Durante quel periodo il titolo è negoziato sul mercato come se fosse un'azione, lei dice vale 0,47, faccio un esempio, ne vuole comprare 1000, deve però sapere prima che comprare 1000 diritti a 0,47 magari significa poi dover sottoscrivere per 60.000 euro di controvalore, faccio un esempio. No, no, andiamo sul sito di Borsa Italiana. Subito. Cosa vuol dire se vuole cercare i diritti? Cioè, lei dice come faccio a trovare il valore di un diritto sul sito di Borsa? Ah, lo può trovare. Beh, ma lei l'acquisto non lo fa sul sito di Borsa, non può comprare, lei deve avere un intermediario per comprare, quindi lei deve rivolgersi alla sua banca, al suo broker, al suo, cioè, il sito di Borsa è un sito meramente di informazioni. Allora, andiamo a vedere su azioni, sì, deve esserci un po' di rallentamento della nostra linea, perché allora fermo lì, azioni, ricerca avanzata, vai, ok. Allora adesso noi scriviamo il nome, per esempio scriviamo Tecnimont, ok, proviamo senza l'H, vedete, su Tecnimont mi dà l'azione e l'AXA, APRA, azione, quello è il diritto, ok. Il diritto oggi valeva ha chiuso a 0,55. È come un'azione. Come un'azione, uguale. È negoziato sul mercato come un'azione. Bene, allora APRA vuol dire azione per azione. Io volevo ricordarvi ancora i prossimi Buonasera. Appuntamenti, dato che nel mese di agosto ci fermeremo con la pillola di borsa, anche con l'attività didattica in generale,
di diretta, ma a settembre, vedete, è già stato fissato l'appuntamento con la pillola, quindi saremo sempre qui a Torino il giorno 24 e col video live avremo come sempre due appuntamenti, uno la mattina alle 10 alle 18.30 e per chi vuole venirci a trovare ovviamente come sempre alle 18 con un aperitivo e qualche momento da trascorrere insieme. Grazie a tutti di essere stati qua, grazie a chi ci ha seguito da casa. Buonasera a tutti.